Stampa a trasferimento termico, monocromatica ma con tantissimi colori di stampa. Oggi utilizziamo il nero, ma ce ne sono molti altri. Vogliamo ricavare dei cartellini, insomma, per Pasqua. Ora tolgo questa silhouette che era semplicemente per posizionare la stampa. La silhouette verrà invece tagliata con la scancat. Andiamo a stampare. Quindi abbiamo disposto il materiale stampato sul tappetino, adesso andiamo a fare una acquisizione da inviare al computer tramite internet per posizionare bene i tagli. Importiamo la scansione dalla macchina di taglio dati acquisiti, andiamo sui livelli, portiamo l'immagine al di sotto del coniglietto e blocchiamola. Qua togliamo il colore, altrimenti non capiamo il posizionamento. Quindi questo lo metto trasparente e andiamo a copiare la sagoma del coniglietto su tutte le nostre stampe. Perfezioniamo il posizionamento, se no a qualcuno gli viene la faccia stupida, ad altri gli viene il musetto arrabbiato. Quando ci siamo, andiamo ad esportare alla macchina. Quindi andiamo avanti. In questo modo andiamo a richiamare il tracciato di taglio così come l'abbiamo impostato al computer. Diamo l'ok, selezioniamo l'operazione di taglio. Andiamo a vedere le impostazioni. Taglio a metà off perché dobbiamo fare il taglio completo. Il taglio a metà si fa per i materiali adesivi, per il termovinile, per il materiale trasferibile. In questo caso dobbiamo fare un taglio completo, lasciamo la macchina in modalità di regolazione automatica e avviamo il taglio. Ecco la nostra silhouette, il passaggio del foro può essere fatta con uno spago, ma anche con un nastro stampato a trasferimento termico. Quindi con una stampante a trasferimento termico, che è una stampante di etichette, posso stampare anche nastri in raso. Questo è un processo, veloce, come vedete si può fare anche la stampa multinastro con degli adeguati adattatori. In questo caso, essendo dei colori pastello, abbiamo stampato con ribbon nero. Zitte, ma possiamo utilizzare anche altri colori di stampa. Per quanto riguarda la possibilità della stampa multinastro, si deve eseguire per consentire un allineamento regolare con degli adattatori. Questo è un modello di adattatore fatto con una stampante 3D, ma devo dire che funzionano benissimo anche in cartoncino attaccati in posizione antecedente il rullo siliconato con del semplice scotch carta, possiamo in questo modo veramente creare degli intagli per nastri anche di dimensioni diverse. Si può fare anche in acetato, che è un po' più resistente del cartoncino. Si può fare con una scancat o si può fare anche con un semplice taglierino. Quindi, oltre alla stampa dei nastri, che sono veramente utili quando si esegue un confezionamento, sia per motivi funzionali che di brand, possiamo stampare delle etichette. Andiamo a vedere come. Quindi, stiamo parlando di una stampante professionale con la quale si possono produrre etichette prodotto veramente nitide, anche con caratteri e immagini ben definite. I colori di stampa sono veramente innumerevoli e possiamo creare delle associazioni cromatiche molto interessanti. È comunque una tecnologia di stampa monocromatica che può stampare un solo colore alla volta. Quindi perché no non utilizzare queste etichette per mettere delle informazioni importanti sul prodotto? Quindi vediamo qualche esempio a colori. Questo è un bellissimo magenta. E vediamo anche l'oro che è un'esigenza di stampa per tantissime attività. Abbiamo realizzato dei cartellini a pendaglio anche molto decorativi, oltre che funzionali. Quindi possiamo utilizzare il retro del cartellino per un'etichetta adesiva.
Possiamo inserire anche delle informazioni, come abbiamo visto, importanti ed essenziali. Il processo di confezionamento ha bisogno quindi degli strumenti idonei per portare a termine tutto quello che ci occorre. Per arricchire le confezioni in occasioni speciali, quindi bastano pochi strumenti, una scan cut, una stampante a trasferimento termico per questi nastri dedicati, dove potete inserire loghi, testi, immagini. Quindi se volete essere autonomi nel processo di confezionamento, contattateci. Costruiamo insieme questo facile coniglietto. Il corpo è un cerchio e un'ellisse. Per quanto riguarda le orecchie, potrei utilizzare lo strumento tracciato. Quindi punto di partenza, mi metto nel successivo punto, do la curvatura e così discorrendo finché nell'ultimo punto non chiudo il tracciato con un doppio clic. Una volta fatto il disegno, posso sempre modificare selezionando i punti d'ancoraggio, le curve che non mi piacciono. E questo è un modo di disegnare. Chi ha dimestichezza lo può utilizzare. Altrimenti si può sempre tentare di chiedere aiuto al Canvas Workspace, dove con la ricerca coniglio abbiamo trovato già coniglietto fatto. Clicco per importare i file di taglio nel mio tappetino, chiudo, cancelliamo tutto quello che non ci serve. Andando sui livelli vedo che questa figura è un raggruppamento, quindi seleziono livello, rimuovi raggruppamento. Direttamente dai livelli seleziono questi due intagli che non ci occorrono e li cancelliamo nel cestino. Con il doppio clic entriamo all'interno del tracciato del coniglietto e cancelliamo tutti i punti che non ci interessano. Diciamo che questa parte può rimanere così, tanto poi sarà unita al resto della forma. Dimensioniamo le orecchie. Selezioniamo tutto, andiamo sugli allineamenti, mettiamo al centro. Andiamo sulla funzione Crea forme e uniamo tutto quanto. Ed ecco il nostro coniglietto. Per quanto riguarda il passaggio, andiamo sulle forme, andiamo a cercare qualcosa con cui poter fare un naso da un collegamento. Prendiamo questa. La mettiamo in posizione. Ingrandiamo, con doppio clic entriamo all'interno di questo tracciato, selezioniamo i due punti superiori, abbassiamo per ridurre un po' l'altezza della fascia di carta e a questo punto nuovamente seleziono entrambi e unisco.